Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a parlare, come avevo già preannunciato qualche giorno fa, di un'applicazione di terze parti compatibile con il DJI Mavic Air 2. Perché come sapete DJI ha rilasciato le SDK per questo drone, quindi adesso è possibile per gli sviluppatori di terze parti appunto sviluppare le loro applicazioni e renderle compatibili con questo gioiellino di casa DJI. L'applicazione di cui vi voglio parlare oggi è Mavic Maven, un'applicazione secondo me fantastica. Attualmente la versione compatibile con il Mavic Air 2 è ancora in versione beta, ma a breve verrà rilasciata la versione pubblica. Seguitemi su Instagram dove vi comunicherò quando l'applicazione sarà disponibile. Magari se riesco ad ottenerli vi darò anche qualche codice sconto per ottenerla gratuitamente, perché è un'applicazione che si acquista sull'App Store, è disponibile solo per iOS, almeno attualmente, poi in futuro magari cambierà, però attualmente è solo per iOS. L'ho già portata più volte sul canale, già da quando avevo il Mavic Air 1, poi come tanti già di voi sapranno è compatibile anche col Mavic Mini versione 1, perché comunque per il Mini 2 non sono ancora disponibili le SDK, quindi non c'è ancora la compatibilità. Appena DJI rilascerà le SDK sarà compatibile anche con il Mini 2, quindi voi acquistate questa applicazione e se avete più di un drone di DJI potrete utilizzare la stessa applicazione per tutti i droni compatibili. Allora ragazzi, quali sono le funzioni aggiuntive che possiamo avere in più rispetto all'applicazione DJI Fly? Le funzioni che nella DJI Fly non sono disponibili ma che qua lo sono. Innanzitutto la possibilità di pilotare il drone in FPV, ma in una maniera particolare che vedremo tra poco, e il waypoint, quindi la possibilità di creare queste missioni stando fermi e poi far partire la missione quando saremo arrivati nella location e nel punto in cui abbiamo deciso che la missione deve partire. Quindi ragazzi, per quanto riguarda i waypoint li vedremo in seguito, anche se è più o meno la stessa cosa del video ho portato anche già per il Mavic Mini 1, quindi il sistema di creazione della missione è lo stesso, quindi il concetto rimane lo stesso, però magari prossimamente farò un video dedicato appunto per farvi conoscere anche la possibilità che sia con questa applicazione, col Mavic Air 2 a breve quando sarà disponibile al pubblico. Ma la funzione che voglio farvi vedere oggi ragazzi è questa. Allora, utilizzando ovviamente il cellulare, il controller e un cavo che deve essere, visto che l'applicazione comunque è un'applicazione per iOS almeno per il momento, da questa parte Type-C e da questa parte cavo Lightning, abbastanza lungo perché comunque il telefono andrà messo in un visore tipo questo. Vi consiglio un visore aperto come questo, non quelli chiusi, perché una delle funzioni che ha questa applicazione che vedremo tra poco è la possibilità anche di con un click del radiocomando, la possibilità di passare dalla telecamera del drone alla telecamera del nostro smartphone, quindi la possibilità mentre abbiamo sul visore di vedere cosa sta succedendo di fronte a noi come se non avessimo gli occhiali indossati, quindi una cosa interessante anche perché basta un click e poi con un click ancora ritorniamo con la telecamera del drone, quindi una cosa secondo me fighissima. Ma per utilizzare questa funzione dovremmo avere degli occhiali tipo questi aperti, in cui la videocamera dello smartphone non viene coperta appunto da case degli occhiali. Quindi cosa poi di particolare per quanto riguarda l'FPV questa applicazione per il Mavic Air 2? Ha la particolarità, come già succedeva per il Mavic Pro 2, di andare a girare il gimbal a destra, a sinistra, in alto, in basso, muovendo la testa, quindi noi muovendo la testa a destra, a sinistra, su, giù, tutti i movimenti che è in grado di fare il gimbal lo potremmo fare utilizzando appunto la testa, quindi il drone volerà tranquillamente, noi giriamo la testa e il gimbal girerà verso il lato in cui abbiamo girato la testa. Ma per farvi rendere conto meglio di cosa vi sto dicendo, adesso lo mettiamo in pratica. Allora, per prima cosa andiamo a accendere il controller, andiamo a accendere il Mavic, poi andiamo a collegare il nostro cavetto al telefono. Ok, a questo punto non ci resta che andare a aprire l'applicazione Mavic Maven. Ok, vedete che c'è già il Mavic Air 2, quindi è già tutto connesso. Facciamo tap to start,
Il drone adesso è connesso, si vede già l'inquadratura della videocamera. Aspettate che alzo il gimbal. Perfetto. Allora, a questo punto, per usare il sistema di movimento del gimbal con la testa, bisogna entrare in setting e vediamo che c'è follow o FPV. Clicchiamo su follow. Non deve essere attivato FPV, quindi lasciamo follow. A questo punto clicchiamo sui tre puntini, poi clicchiamo su VR, ok, e vediamo che già siamo in modalità VR, cioè FPV con il visore. Ovviamente adesso vedete due inquadrature, o meglio due riquadrini con la stessa inquadratura, perché poi diventa un'immagine unica quando metteremo lo smartphone all'interno degli occhiali, però ovviamente non posso farvelo vedere quello perché diventa un'immagine unica quando guarderemo all'interno degli occhiali. Però vedete che qua abbiamo già tutto quello che ci serve, la percentuale di carica delle batterie del drone, del controller, del telefono, poi abbiamo le varie distanze, altezze, tutto quello che ci serve per volare in sicurezza come se stessimo guardando lo smartphone attaccato al nostro controller. Ma la cosa che volevo farvi vedere, appunto, ragazzi, è questa. Allora, cliccando il tasto FN del radiocomando, vedete che abbiamo attivato la modalità del movimento del gimbal. Infatti, vedete che se io giro lo smartphone, il gimbal ruota. Adesso faccio vedere meglio. Vedete che se io muovo il telefono, se io giro il telefono di qua o di qua, ovviamente si muove il gimbal. Adesso poi ve lo faccio vedere quando è inserito anche all'interno del visore. Poi, se io vado a cliccare invece due volte, sul tasto FN, vedete che sono passato in modalità, smartphone, nel senso che non è più la telecamera del drone che vedo all'interno degli occhiali, ma vedrò cosa sta inquadrando la telecamera del telefono. Quindi è come se io non avessi gli occhiali, perché comunque quando abbiamo gli occhiali non vediamo cosa sta succedendo intorno a noi. Quindi se volessimo vedere il drone direttamente come se non abbiamo gli occhiali, ma non vogliamo togliere e rimettere gli occhiali, tutto il casino che concerne sul fatto che poi il telefono è infilato negli occhiali, via dicendo, basta fare doppio tap sul tasto FN e passiamo in modalità telecamera del telefono. È per questo che vi ho detto all'inizio che bisogna avere degli occhiali tipo questi che sono aperti sui fianchi, non quelli che sono chiusi in cui il telefono va infilato dentro, altrimenti questa funzione non la potremo utilizzare perché le telecamere verranno coperte. Quindi doppio tap su FN e ritorniamo in modalità telecamera del drone. Adesso vi faccio vedere che infilando il telefono all'interno degli occhiali, così, perfetto, vedete che la telecamera non rimane coperta. Quindi, una volta che io vado a indossare gli occhiali, in questo momento vedo cosa sta inquadrando il drone. Se vado a fare doppio tap sul tasto FN, ok, passerò in modalità telecamera del telefono, quindi vedo cosa sta inquadrando il telefono, ovviamente, quindi se sono in giro vedo dov'è il drone, cosa sta succedendo intorno a me, quindi vedete la mia mano. Se invece faccio doppio tap, ritorno sempre alla videocamera del drone, e se faccio un tap solo, ecco, ho attivato il movimento del gimbal con gli occhiali. Infatti adesso volevo farvi vedere, alzo qua, guardate, vedete che se io giro la testa, gira il gimbal ed è, ragazzi, una figata pazzesca, eh? È una cosa da provare. Secondo me, quando questa applicazione sarà pubblica, ragazzi, provatela perché anche questo tipo di volo è qualcosa di eccezionale. Quindi vedete che potete muovere la testa, o altrimenti cliccando una volta sola sul tasto FN andate a bloccare ancora la telecamera e per muovere ovviamente la telecamera dovete muovere con la rotella in maniera classica, quindi la telecamera rimarrà ferma e l'andrete a muovere come quando utilizzate normalmente il drone con il telefono attaccato al controller. Quindi, ragazzi, spero di avervi spiegato che figata che è questa funzione, soprattutto poi la possibilità di passare. Aspettate che spengo il drone che tanto non serve più. Spero di avervi spiegato bene, di avervi fatto capire che figata che è questa funzione, che comunque era già disponibile anche per il Mavic Pro 2 e forse anche per il Mavic Pro 1. Però è una cosa che è sicuramente interessante, il fatto di passare comunque alla visuale della telecamera del nostro telefono, quindi la possibilità di inquadrare quello che sta intorno a noi, e tutto sempre attraverso questo tasto FN, quindi doppio tap
si passa da una telecamera all'altra, un tap solo, si passa dalla modalità FPV, cioè la telecamera è ferma, quindi la muoviamo solo con la rotellina, alla modalità interattiva, in cui la telecamera si muove con il movimento della nostra testa. Quindi noi saremo in cielo e potremo scoriosare a destra, a sinistra, su e giù, quindi è una cosa secondo me da provare per chi ha un drone di questo tipo. E poi c'è il discorso dei waypoint, che però non mi faccio vedere in questo video, altrimenti il video diventerebbe lunghissimo, lo vedremo magari in un altro video, però alla fine è lo stesso discorso del video che avevo fatto per il Mini 1, quindi vi lascio qua sopra in descrizione il video che avevo fatto se volete dargli un'occhiata, perché comunque il concetto di come si crea una missione è la stessa identica cosa, solo che qua lo fa un drone un po' più importante con caratteristiche diverse, ma il concetto di come viene creata la missione è identico. Quindi ragazzi, mi raccomando, adesso in versione beta, quindi chi ha il Mavic Air 2 anche se la scarica non lo può utilizzare, perché per adesso è compatibile fino al Mavic Mini 1, quindi Mavic Air 1, Pro 2, Pro 1, è compatibile con tutti questi droni, ma non è ancora compatibile con il Mavic Air 2 nella versione pubblica e non è ancora compatibile neanche in versione beta con il Mini 2, perché per quello mancano ancora le SDK rilasciate da DJI, quindi lo sarà prossimamente. Quindi ragazzi, mi raccomando, se vi va di provare l'applicazione quando sarà pubblica per questo drone, provatela, è super interessante. Quindi ragazzi, se volete provare questa applicazione quando sarà disponibile, seguitemi su Instagram, ve lo comunicherò quando sarà pubblica, vi lascerò anche qualche codice per averla gratuitamente se riesco ad ottenerli da Michele Vagnetti, che è lo sviluppatore di questa applicazione, quindi uno sviluppatore italiano, un'applicazione italiana, quindi sosteniamo il prodotto italiano. E ragazzi, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, dove vi porterò appunto e vi comunicherò quando sarà disponibile questa applicazione al pubblico con i codici per averla gratuitamente se riesco ad ottenerli. Iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao ragazzi!